Un minuto con Padre Pio dalla chiesa, dal santuario di San Pio da Pietrelcina, che custodisce le sue spoglie, la reliquia del suo corpo, nella chiesa inferiore. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi di una piccola illusione che avevano i figli spirituali di Padre Pio. E ce lo racconta Padre Marcellino Iasenzaniro nelle testimonianze, la missione di salvare le anime. Infatti racconta Padre Marcellino che a volte i figli spirituali correvano un piccolo rischio, cioè pensare che, sicuri dell'intervento e dell'aiuto di Padre Pio, il loro cammino di perfezione sarebbe divenuto meno impegnativo. Padre Pio, attraverso una battuta che fece con Padre Pellegrino, infatti è proprio Padre Pellegrino che racconta, Padre Marcellino riprende il suo racconto, un giorno, dice Padre Pellegrino, dissi proprio questo a Padre Pio: padre, un nostro confratello, Padre Bonaventura Massa di San Giovanni Rotondo, ex professore di storia ecclesiastica, dice che lei è diventato una rendita sinecura per noi confratelli e per tutti i suoi figli spirituali, nel senso che lei fa tutto per noi, quindi noi siamo spensierati. Padre Pio ascoltò il fatto, ma poi rispose con una poesia, scritta da un poeta, racconta Padre Pellegrino, a me sconosciuto, e recitata davanti a lui dal grande poeta abruzzese Alfredo Luciani, e disse, testuali parole, vado sul virgolettato, la poesia recitata da Padre Pio: è notte, in una stamberga un vecchietto povero e solo sta riposando nel suo duro letto, dorme e non dorme per il gelo e per la fame. A un certo punto sente dei rumori nella stanza, si gira e nella penombra vede un giovanotto frugare in uno stipo a muro. Allora domanda con compassione: figlio mio, tu sei un povero ladro, è vero, ma perché ti affanni tanto vicino a quello stipo? Se là dentro non riesco a trovarci niente io di giorno, figurati tu che cosa ci puoi trovare di notte. Così diceva il vecchietto al ladruncolo, dice Padre Pio al termine di questa poesia a Padre Pellegrino. E così dico io a te, Padre Pellegrino, e dico anche a Padre Bonaventura, e lo dico a tutti i figli: siete dei poveri illusi. Io non viaggio su un treno di lusso, ma su un carro di bestiame. Se il Signore non mi fulmina è perché è troppo buono. Pregate per me piuttosto, perché sono un poveraccio.